Sia lodato Gesù Cristo. La domanda più frequente che mi fa un giovane quando gli faccio la proposta di venire a un evento del genere, come può essere una GMG mondiale, è: che ci devo venire a fare? Perché ci devo venire? Qual è il motivo? Ecco, questa sera vorrei provare a rispondere a questa domanda, perché è una risposta che non è frutto della mia intelligenza, ma è frutto delle risposte che i ragazzi che hanno partecipato alle precedenti GMG mi hanno sempre rimandato. Mi hanno sempre rimandato tre grandi cose. La prima, la GMG di Lisbona, come tutte le GMG, è un evento di chiesa, ti fa sentire parte di qualcosa più grande di quello che tu sei, di qualcosa che non si esaurisce con la tua vita, ma è un incrocio di vite. E alla GMG mondiale questo incrocio di vite diventa appunto un evento unico. Se nelle GMG diocesane si incontrano ragazzi di varie parrocchie della stessa diocesi, nelle GMG mondiali si incontrano ragazzi di tutti i continenti, diversi tra di loro. Per cui il primo motivo per venire alla GMG è quello di fare un'esperienza di chiesa che va oltre il semplice io, ma che è un noi che è ovviamente la somma di tanti io. Il secondo motivo per cui un ragazzo dovrebbe andare a una GMG è perché la GMG è un evento di grande speranza. Guardare che altri ragazzi, tanti ragazzi in tutto il mondo, inseguono gli stessi sogni che insegui tu e hanno le stesse paure che hai tu, ma che tutti insieme inseguono il desiderio di seguire Gesù, ecco che in loro accende una grande speranza. La speranza di chi sa di non essere solo nel cammino di fede, ma che in tante parti del mondo, anche se ogni giorno non lo vediamo, ci sono tanti giovani come noi qui presenti che credono in Gesù e si sforzano di vivere la loro fede con amore e con dedizione. Il terzo motivo: se da una parte la GMG è un evento di grande speranza, dall'altra è un evento di grande testimonianza, perché incontrare altri giovani non significa soltanto ricevere, ma significa anche dare. Per cui chi va a questi eventi così grandi non soltanto è ricevente di un dono di speranza, ma è anche annunciatore di quella speranza. Ecco quali sono i motivi che spingono ogni anno tanti giovani nelle proprie diocesi a vivere un'esperienza di chiesa più piccola e poi ogni 3-4 anni a vivere questa esperienza mondiale. Un'esperienza bellissima, indimenticabile, che i nostri giovani in questi mesi stanno vivendo con fermento, hanno tanto desiderio di vivere questa esperienza, soprattutto perché altri che li hanno preceduti gliel'hanno raccontato. Guardate, la fede è proprio questo, è un trasmettersi la bellezza di seguire Gesù. La Chiesa ha camminato per 2000 anni così e i nostri giovani sono una colonna portante di questa Chiesa. E allora questa sera preghiamo per tutti quanti i giovani che prenderanno parte alla GMG, ma preghiamo per tutti i giovani in generale, perché davvero possano sentirsi membra di un unico corpo che è la Chiesa, unita al capo che è Gesù Cristo.